Mister Indiani, non esistono le partite facili, ma la trasferta di Pescara è davvero classificabile come molto difficile. Indubbiamente, una squadra importante, una squadra bella, frizzante, gioca. Partita difficilissima. Ecco, ci sarà qualche modifica rispetto alla formazione iniziale che ha affrontato la Carrarese? Una di sicuro, Pattarello non giocherà, perché altrimenti avremmo già perso. Che una di sicuro, poi ce ne possono essere anche altre, vediamo. Sicuramente qualche altra modifica ci sarà, via, mettiamo così. Mister, che effetto le fa questa partita in cui si affrontano gli allenatori più esperti, diciamo, della serie? Ci uso questo aggettivo. Bravo, hai usato l'aggettivo giusto. È un onore per me affrontare Zema. Zema è uno dei maestri di calcio italiano. Indubbiamente per me è un Lei però si è sempre definito più sacchiano che zemaniano, vero? Io ricordo in qualche intervista, diciamo che il suo modo di intendere il calcio nasce da quello di Arrigo Sacchi. Ma no, perché la mia generazione. È stato lui che ha rivoluzionato, però io sono sempre stato un ammiratore di Zema, perché il punto è, ecco, dice, il pubblico paga, il pubblico si deve divertire e lui indubbiamente l'ha fatto divertire in tutti i posti dove è stato. Non se la prenda per questa domanda, mister, ma gliela faccio lo stesso. Ma le squadre di Zeman si devono affrontare cercando di ribattere colpo su colpo, quindi giocando in attacco. Ho visto anche il valore dell'avversario, insomma, sta pensando a correggere qualcosina, anche proprio come atteggiamento, abbassarsi un po'. Ma no, noi siamo impostati così e giochiamo così. Però, ecco, quello che abbiamo notato di Pescara è che, non so se è che cosiddette squadre di Zema, assolutamente non è. Il Pescara di quest'anno non è una squadra garibaldina, tutti avanti, dice io sto laggiù basso e li risorprendo, assolutamente. Assolutamente, fanno tutte e due le fasi nel modo bello, nel modo giusto. Anche noi, io credo invece che il discorso sia opposto, che bisogna tentare perlomeno di avere tanto la palla noi, perché se l'hanno loro è difficile. Qui c'è qualità, qualità, qualità vera. Volevo sapere quanto lavoro da psicologo ha fatto durante la settimana dopo la sconfitta in casa con la Carrarese. Ma gli allenatori devono fare sempre il lavoro da psicologo, insieme a tutte le altre cose che devono fare, sia quando vinciamo, sia quando pareggiamo, sia quando perdiamo. Variano le sfumature, ma il lavoro va sempre fatto. Settembrini più alto, stavolta su squizzato in questo caso, può essere una mossa da riproporre anche a Pescara oppure Domenica è stato molto bravo a andare a limitare Schiavi, e nello stesso tempo molto bravo, direi, anche nella nostra fase di possesso. Potrebbe essere un'idea, sicuramente. Infine le chiedo anche gli acciaccati, se ce ne sono. Pattarello è squalificato, Damiani è una botta al piede, gli altri come stanno? E anche Chiosa e Kozak, che no? La settimana scorsa ci disse che avevano ancora bisogno di lavorare, ecco, le chiedo a che punto sono. Ma non credo, ecco, che sia un discorso fisico. Ora non penso sia un discorso fisico. Il discorso è più, credo, di entrare con noi, ecco, di entrare nel nostro modo di fare. Il nostro modo di fare, sicuramente un po' di tempo ci vuole. Posso chiedere, visto che di là ci sarà anche Di Pasquale, mister, che poi non ne abbiamo mai parlato, ma cosa successe perché poi il giocatore ha preso un'altra strada? Ma niente, mi dispiace perché chi lo sa, con il tempo cioè lui era abituato a giocare in un'altra maniera. Io, per rispetto alla carriera, all'età dei ragazzi, è chiaro, fosse stato un giovane, stava fuori, imparava, poi se per rispetto alla carriera gli dissi: guarda, attualmente, cioè, sei indietro rispetto agli altri, attualmente non giocano gli altri. E giustamente lui ha preferito andare a cercare un'altra soluzione, ma nel rispetto totale dei ruoli. E ripeto, se fosse stato un giovane me lo sarei tenuto volentieri per vedere se succedeva mesi avanti. Per uno la carriera così,
un po' più, ecco, ho ritenuto giusto dirglielo e lui ha deciso di andare altre strade. Se lo ricorda il suo unico precedente contro Zeman, mister? Certo, non ricordo. Facemmo una partita straordinaria. Loro erano la squadra di Insigne, eccetera, eccetera. E anche lì dimostrarono delle cose in attacco straordinarie. Però allora naturalmente erano più aperti, molto più aperti. Noi lì si fece proprio una partita, come ho detto prima. Attenti, attenti dietro e ripartire. E fu molto bravi perché nelle ripartenze facemmo quasi sempre male. Insomma, Lucchese Foggia, Chiese giusto? Foggia 4-2, una partita straordinaria.